prevenire o limitare le situazioni di crisi e di insolvenza d'impresa. Questo è il principale obiettivo del nuovo codice pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 14 febbraio, in attuazione della legge 155 del 19 ottobre 2015. Tra le tante novità previste, l'eliminazione dai testi giuridici della parola fallimento e l'introduzione di nuovi meccanismi di allerta per facilitare così l'emersione dai momenti di difficoltà e facilitare la prosecuzione dell'attività imprenditoriale. Nella pratica cambierà che praticamente quasi tutte le SRL, quando superano il numero di 10 addetti o abbiano un totale di ricavi superiore ai 2 milioni, dovranno introdurre il collegio sindacale, quindi innanzitutto una spesa in più per tutte le SRL. Il collegio sindacale ha il dovere, sancito attraverso la previsione di responsabilità, di monitorare il comportamento degli amministratori, e questi ultimi debbono introdurre assetti organizzativi, amministrativi, contabili adeguati, e debbono sorvegliare affinché questi assetti siano idonei a rilevare tempestivamente la crisi. Quindi un gioco di doveri e responsabilità che cambia molto, innova molto sul terreno societario e sul terreno del diritto della crisi. Ad Arezzo si è parlato del nuovo codice della crisi e dell'insolvenza d'impresa in un incontro organizzato dalla Fondazione per la Formazione Forense. Da parte nostra, come Ordine dei Dottori Commercialisti, abbiamo un po' di preoccupazione per capire un po' come verrà declinata poi nella realtà aziendale questo tipo di stato di allerta, l'inserimento di indicatori automatici che fanno scattare certo tipo di procedure, perché non ci dimentichiamo che comunque veniamo da una crisi di azienda che va avanti da 10 anni, quindi il nostro tessuto è un po' indebolito, abbiamo una pressione fiscale tra le più alte d'Europa e quindi tutto questo, ecco, ci suscita qualche preoccupazione. Perché anche questi segnali di allerta a volte possono anche rivelarsi ancora preoccupanti. Noi abbiamo fatto uno studio nel quale, appunto, se non gestiti adeguatamente, possono rappresentare per l'impresa un ulteriore appesantimento, ripeto, a soggetti che già hanno delle difficoltà nell'accesso al credito e nella, appunto, gestione della propria, diciamo, condizione finanziaria. Quindi è un'attenzione particolare a cui ovviamente la Camera non si sottrae, ma cercherà di mettere a disposizione ovviamente strutture e personale perché si possa in qualche modo cooperare per raggiungere il risultato auspicato.